Allora, due anni fa andiamo con amico che va di vino, ha preso la telecamera. Se trovate Roberto, andiamo. Io sapevo dove andare, no? Era di vino, un po' dotti per vino. Dicono che è migliore di vino. Sapevo che c'era la possibilità, no? Perché dove andavo io a Borgo, l'albergo era... Il marito della proprietaria era uno della finanza, brigadiere. Però mi ha detto, guarda, fai così, se non te la sentite, te lo dite. Ma cos'è che è? Lo spazio di camera? Si dà il libretto uso per istruzione. La moglie ha detto, mio amico mi ha detto la voce. Arriviamo a frontiera, anzi, quando abbiamo comprato la telecamera, lui non se la sentiva, di portarla fuori. Mi ha dato 100.000 lire e non se la poteva portare fuori. Arriviamo a frontiera, non avevamo niente, apro dietro, non avevo la mia telecamera. La vista che era vecchia, no? Che non sa. La mia macchina, quella era più del bagagliaio dietro, cioè un pulsante del pavimento. Io avevo preso, nei tempi erano di macchine fotografiche, io avevo buttato la sede della vista e no, la società di video per comprare macchine fotografiche. Ma non ce l'avevo niente. Prendo la telecamera e venga dietro. Torna forza, poi è tornato fuori, c'era mia moglie e l'altra ragazza. Potete prendere le borse per cortesia. E qua per la borsa c'era la garanzia. Io gli scuso, Comunque la telecamera non ce l'avevate. Guarda, il signore si è sbagliato, pensava che fosse un tempio, invece ho portato via una garanzia. E voi fate passare da scemo, qui là, Anche lì gli scuso. E poi, dopo due giorni ce l'ho portato giù. Con un camion qui del Brasile, sì. Sì.
letto. Non mi faccio vedere, no. Guarda. Signora, lì sta la penna.